vince. Ed ora Manuel che aggancia la forcella, il launch control dal suo 450, testa girata, ci viene inclinato indietro per la YZ Monster, la onda rossa, Keiko dell'MB Racing, pronti, 5 secondi, Gian Cancello, grande tiro per Gauthier che spinge fuori, ed ora stessa tecnica sulle wave, ma attenzione perché ci sono le buste. Campione anche di BMX contro il mamma mia, ho visto un missile passare sulle whoops, un missile, Polenta ci ha provato un'esperienza da marcare le traiettorie, ma poi Windham quando mette la quinta sulle whoops non ce n'è per nessuno. Bandiera bianca, ultimo giro però Gauthier vicino, ecco il numero 21, vediamo ora, purtroppo per lui arrivano le Fuchs. Ma anche lui ha una bella tecnica, anche Gauthier ha una bella tecnica, ma gli anni del Supercross americano si vedono in queste occasioni e ci ha provato, onore al merito al numero 21, onore al merito alla Yama Racing Monster, ma niente da fare, qua alla finale, numero 14, Kevin Windham! E come di consueto si arriva paralleli al terreno sulla finish line con queste whip e ora sarà la sfida tra compagni di team, Honda Geico, Justin Barsha e Kevin Windham, Barsha fresco del passaggio alla 450. Della Supercross, Gauthier, spinta sempre! Ancora Guidi, più come un 250, gas sempre spalancato, i tecnici dell'MP oggi sono stati messi a dura prova.